Buongiorno a tutti, benvenuti, buongiorno ai rappresentanti delle istituzioni civili, militari che sono qui anche e li voglio ringraziare con le loro motovedette, le autorità religiose, i rappresentanti dell'Associazione degli Esuli, dell'Associazione Combattentistiche d'Arma, agli studenti e a tutti i cittadini che sono presenti. Voglio ringraziare anche i dipendenti e gli operai del comune di Antea, di Era, delle aziende che ci hanno dato una mano a fare una volata per completare, finalmente liberare un luogo, la palatta, il molo di Levante e restituirlo alla città. Oggi è un giorno speciale perché non era scontato che potessimo ritrovarci qui in un luogo anche, come dire, dell'intimità personale di ciascuno di noi. Chi è che non è venuto sul molo, sulla palata, d'estate, d'inverno, in un momento di allegria o in un momento di riflessione, in un momento anche, perché no, di cupezza che ognuno di noi può vivere. E non era scontato che fossimo qui con questo pensiero, mi piace chiamarlo pensiero, quello che Vittorio D'Augusta ha elaborato. Ci siamo incontrati con le associazioni degli esuli, con le associazioni, con l'Istituto Storico, con l'AMPI. Non era scontato, siamo partiti un anno fa, più di un anno fa, riflettendo su che cosa e come si poteva, cosa e come potevamo fare per ricordare, per sancire appunto in un modo non scontato, non retorico, quel momento della storia in cui il Novecento ha picchiato durissimo in quelle terre, no? Nelle terre di Istria, nelle terre della Dalmazia, nelle terre del confine orientale. E l'idea di una biblioteca di pietra è un'idea non solo originale, è un'idea che vuole anche qui, come dire, se ce la fa e ce l'abbiamo fatta, sancire uno sguardo in più che questa città vuole dare al significato del ricordo delle vittime del confine orientale, del ricordo della tragedia delle foibe. E ce lo siamo permessi, ce lo siamo persino regalato un pensiero in più in questa città che è stata martoriata da 396 bombardamenti, che ha visto la liberazione da parte delle forze alleate con il contributo dei partigiani. È riuscita questa città ad uscire da quella tragedia persino rielaborando un tessuto di relazioni con chi appunto quella tragedia aveva causato e chi la nostra terra aveva occupato. Non è forse un caso che le prime relazioni anche ad esempio con i tedeschi siano rinate in un'Europa che doveva capire come uscire dalla guerra, siano nate proprio a Rimini. In quegli anni lì, usciti dalla guerra, sono gli anni 50, gli anni della ricostruzione, noi siamo diventati un punto d'Europa, una finestra d'Europa che non ha avuto paura di aprire appunto le proprie porte, le proprie finestre, per spalancarle certo ad una industria nascente del turismo, ma un'industria nascente del turismo che lavorava e si alimentava nelle relazioni tra popoli d'Europa che fino a pochi anni prima si erano combattuti. E allora ci siamo permessi e ci siamo dedicati questo pensiero in più, perché la storia, come dire, non si revisiona, la storia si documenta magari sempre di più, si acquisiscono elementi oggettivi per i quali non bisogna avere paura, non bisogna avere paura di chiamarli i fatti, appunto di inquadrarli i fatti per come questi sono avvenuti. Per cui l'idea di non dedicare un cippo, una targa d'ottone, un giardinetto, un qualcosa, come dire, anche di scontato e che sa di retorica perché lo devi fare, c'è una legge che vuole ricordare le vittime, le foibe, allora lo devi fare, no. Qualcosa in più che è nella natura, nello sguardo di questa città, che così come ha saputo uscire dalla guerra riconciliandosi con i popoli d'Europa che si erano combattuti, oggi guarda quelle tragedie del confine orientale, le vittime delle foibe, mettendo sulle pietre quella seme di cultura che è l'antidoto più grosso, più grande
alle contrapposizioni, come dire, ideologiche che poi possono arrivare appunto alle guerre e agli orrori. I libri di pietra nel cuore del mare è una cosa straordinaria, è un intervento strutturale pesante, questo che abbiamo fatto della scogliera di circa 3 milioni di euro, e sopra c'è, come dire, un'idea leggera e potente. Credo che ognuno di noi potrà essere anche colpito, emozionato, basta guardare, girare un po' lo sguardo, guardate anche la delicatezza, l'armonia di quel leggio che guarda appunto verso l'est, guarda verso questo mare che è il mare di terre dilaniate appunto da molte tragedie. Sono titoli di libri, poi li leggerete, scolpiti nelle pietre d'Istria. E a me piace pensare che questa scogliera oggi ci possa riparare e allo stesso tempo ci possa aprire. Ci ripara dalle tempeste del mare, dagli scontri ideologici che non annientano, come dire, le differenze, ma proprio i fatti riescono a, come dire, darci quella chiave di lettura delle differenze senza scongiurando appunto i conflitti. Allora quella scogliera ci ripara perché vuole scolpire nella pietra ciò che è successo qualche decennio fa, non tantissimo tempo fa, ma ci apre perché la nostra vocazione appunto è l'apertura verso gli altri, e il mare è la metafora di un'apertura naturale. E quella scogliera, ancora mi piace ricordare, unici in Italia, che abbiamo con appunto le associazioni degli esuli, con l'Istituto Storico, con l'intelligenza di Vittorio D'Augusta, questa città unica in Italia ha voluto dedicare questo pensiero a se stessa, ma anche alle persone che verranno dall'Europa e dall'Italia. Questa scogliera ci ripara e ci apre, e in qualche modo aprendoci ci ricorda anche chi siamo. Quelle sono scogli di pietra d'Istria. Sentiamo fin da bambini, quando andavamo a scuola, che il ponte di Tiberio è fatto di pietra d'Istria, che il Tempio Malatestiano è di pietra d'Istria. Abbiamo un collegamento che è fatto appunto di una materia solida tra questa terra che vede la magnificenza del Tempio e il ponte di Tiberio che collegava Roma con il resto di tutte le terre dell'impero, collegava quel ponte. Oggi questa scogliera ci ripara e ci apre e ci collega. Cammineremo lì in un luogo dell'anima di Rimini, nella nostra palata. Apro e chiudo una parentesi sulla burocrazia che ci ha fatto dannare l'anima per aprire il cancello, chi lo doveva aprire, come si doveva fare. Questo è un paese, come dire, che riesce a impantanare anche gli sguardi più potenti, le idee più forti. Oggi, come dire, quella burocrazia l'abbiamo superata, riapriremo la palata, il cancello sarà aperto e si potrà valicare quel cancello e camminare, come dire, guardando il mare e ricordandoci, leggendo i titoli di quelle pietre, che la cultura è il seme di cui oggi l'Italia avrebbe bisogno anche per uscire da quel rancore quotidiano che, guardate, se una volta si sono combattuti i popoli europei tra loro e non solo, oggi ci porta quasi quasi a combattere col vicino di casa. C'è un rancore nel nostro tempo italiano, dove è chiaro che si possono avere anche idee diverse, però attenzione, come dire, anche alle paure che possono alimentare degli odi tra le persone. Passeggiando lì, ognuno, come dire, con il proprio percorso, col proprio punto di vista, si potrà arricchire magari leggendo uno di quei libri il cui titolo è scolpito sulla pietra. Per cui adesso andremo lì e leggeremo su questo leggio che questa scogliera, come biblioteca di pietra, questi massi di pietra come libri, il Comune di Rimini dedica agli esuli istriani, fiumani, dalmati e alle vittime dei conflitti di confine e delle foibe, ultima tragedia dell'Alto Adriatico, area plurale di lingue, tradizioni, genti diverse, sconvolte in passato da nazionalismi e scontri ideologici, tornata oggi cuore d'Europa e mosaico di culture. Ecco, oggi la città è nostra, Rimini, questo puntino sull'asse dell'Adriatico, è... si sente un po' più al centro di un cuore d'Europa, si sente
essere cuore d'Europa e soprattutto come nel DNA di questa città che ha avuto un ponte che collegava l'Emilia al resto delle terre, ha avuto il Tempio Malatestiano con quelle pietre d'Istria, oggi la nostra città con questa scogliera che ci ripara e ci apre si vuol sentire sempre più un mosaico di culture. Grazie per essere qua.